Buongiorno, inizio col presentarmi prima di lasciare la parola a Pierluigi Feliciati. Sono Irene Dionisio e sono una regista, sceneggiatrice e lavoro anche con le video installazioni nell'ambito dell'arte contemporanea. Diciamo che ho una formazione un po' variegata, dopo una laurea in filosofia della storia mi sono specializzata in documentario, ho fatto una serie di documentari che sono stati tratti nei maggiori festival internazionali con una serie di premi, tra cui il Solinas, il Cineverité in Iran, eccetera. E poi ho esordito con la finzione con un film sul Banco dei Pegni di Torino. Le ultime cose, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e distribuito nelle sale dall'Istituto Luce Cinecittà. Nel 2017 ho iniziato il mio mandato per la direzione artistica dell'Overspin Festival, ovvero fondato nell'86 da Sodoma d'Hollywood, poi TGLFF, adesso Lovers, ora diretto da Vladimir Luxuria. Attualmente mi sto dedicando al mio prossimo film, La voce d'Arturo, che è stato inserito all'interno del Berlinale Talent Script 2019 e poi successivamente ha preso un grant a New York quest'estate, purtroppo che non sarà possibile perché dovrò aspettare naturalmente, vista la pandemia globale, il 2021. E sono molto contenta di questo invito e soprattutto perché appunto il mio lavoro, e lo racconterò in maniera più approfondita dopo, è proprio basato su tutta una parte di ricerca d'archivio, diciamo soprattutto visivo. E lascio la parola a Pierluigi. Grazie Irene. Sì, salve a tutti, è un grande piacere anche per me essere qui. Io sono un archivista di formazione, sono laureato in storia, mi sono sempre occupato di archivio, ho lavorato per tanti anni nell'amministrazione archivistica nazionale e ora lavoro all'Università di Macerata come ricercatore in scienze della documentazione. I miei interessi sono sempre stati sull'uso degli archivi. Ovviamente sugli archivi in sé, ma anche sul loro uso, riuso, riarticolazione delle dinamiche, di rappresentazione degli archivi. Quindi, in questo senso mi interessa particolarmente questa chiacchierata con Irene sulla percezione, dell'archivio come aggregazione, come entità complessa e la possibilità di vederlo, di sezionarlo, di riarticolarlo secondo una visione a secondo di visioni che sono visioni artistiche. Quindi, senz'altro, mi interrompo qui con la parola a Irene chiedendole quindi cos'è un archivio, perché come lo percepisci? Sì, ieri un po' abbiamo cercato di sviscerare la questione e devo dire che il mio punto di vista naturalmente è da profana, nel senso che il mio punto di vista sull'archivio è normalmente un discorso che ha in qualche modo una buona dose di arbitrarietà, devo dire la verità, ovvero di, tra virgolette, rielaborazione artistica, rispetto a del materiale che può essere in qualche modo considerato una sorta di memoria, anche in qualche modo contemporanea in realtà, che viene raccolto attraverso una sorta di tassonomia che di solito è fatta in alcuni casi, poi magari andrò nello specifico con dei progetti che ho curato, diciamo fatta su dei temi principali o magari anche solo il contenuto stesso, anche a livello di immagini di questi archivi. Naturalmente per me l'archivio è la possibilità di rilavorare su quella che è stata una sorta di, resa della realtà attraverso un qualcosa che cerca di raccontarla simbolicamente, in maniera forse anche un pochino più concentrata, ecco. Naturalmente il mio punto di vista è un punto di vista che soffre di arbitrarietà, devo dire la verità, e di solito mi ci approccio con Assolutamente. una molta libertà. L'arbitrarietà è il bello del mondo, altrimenti se l'archivio fosse un'entità monumentale, immobile, semplicemente da adorare, sarebbe molto più. Delle questioni che discutevamo ieri, le riapro così, ma do magari l'occasione di presentare
di quei progetti che appunto ieri dicevamo potevano essere interessanti per approfondire questa questione. Una delle questioni che spesso le crisi si sono posti, insomma, che mi sembra molto, molto concreta, anche molto interessante teoricamente, è quanto l'archivio sia naturale e quanto l'archivio sia frutto di una selezione, di una scelta intellettuale. Queste dinamiche spesso influenzano la possibilità di accesso, la possibilità di uso, la possibilità di navigazione, navigazione o anche se volete nuotata all'interno del mare che è ogni archivio, perché ogni archivio è diverso a seconda di chi lo percepisce. E quindi mi sembrava particolarmente interessante il tuo punto di vista, la tua estrazione, la tua scelta che ha alla base un'intuizione artistica, una visione di aggregazioni particolari come sono gli artisti. Se ci racconti questi casi sarebbe molto interessante. Grazie, grazie per la domanda per Luigi. Allora, sì, diciamo, parto da un progetto che è proprio, diciamo, davvero di questo mese. Nelle tante telefonate, che molti artisti e registi hanno ricevuto in questo periodo per raccontare la quarantena, diciamo che per me è stata molto stimolante quella di una casa di produzione, diciamo, veneta, che si chiama Ginko Film, che in collaborazione con una serie di archivi, sei realtà sul territorio nazionale, archivi visivi, ha chiesto a una serie di registi e autori di elaborare attraverso questi archivi il proprio punto di vista rispetto alle storie che saremo dopo la quarantena. Devo dire che un po' per simpatia rispetto ai produttori, che sono due giovani produttori molto bravi, e un po' perché mi interessava proprio il fatto di in qualche modo rielaborare il vissuto non attraverso la produzione di immagini nuove, che in qualche modo dopo ciò che è accaduto sono anche un po' viziate dal fatto di appartenere a un ambito economico che è lo stesso che in qualche modo ha portato anche il paese, non solo il paese, il pianeta al collasso, diciamo, legato alla pandemia e alla zoonosi che sappiamo benissimo legata appunto a questioni di sfruttamento del pianeta. Diciamo che questo percorso faceva sì che invece di produrre nuove immagini si lavorasse sulla memoria, appunto, quella nel mio caso di Onmovies, l'archivio familiare di Bologna, e su un progetto specifico che si chiama Memory Landscape, curato dalla curatrice e programmer di cinema sperimentale Giulia Simi di Bologna, e si potesse in qualche modo rielaborare il proprio vissuto, quindi il proprio purtroppo inconscio e devo dire anche un po' traumatizzato da tutto quello che è avvenuto, senza produrre nuove immagini. In realtà ci è stato chiesto di fare solo semplicemente 3 minuti, però devo dire che è stato un lavoro molto molto intenso perché i materiali erano molto molto interessanti perché erano cartoline da tutte le parti d'Italia. Quindi tu avevi diciamo un periodo storico attraversato da questi, naturalmente da questo formato che è Super 8, ma raccontato attraverso tutte le città, attraverso dei temi. Che nel visionarlo tutto è stato in qualche modo di grande stimolo. E allo stesso tempo diciamo che questo progetto è stato un progetto che in qualche modo, a differenza di quello del 2018, di cui mi piacerebbe brevemente parlarvi, che si chiama Proibitissimo, raccontava materiali che esistevano, raccontavano qualcosa che poteva essere visto, anzi doveva essere ricordato. Mentre invece Proibitissimo è un progetto sulla censura che ha preso in analisi una serie di importanti autori italiani, a partire naturalmente da Umberto Di, chiaramente di De Sica, arrivando fino all'ultimo, diciamo, grande film censurato, ovvero Totò che visse due volte di Cipriano Maresco, rimettendo in scena una serie di realtà e una serie di scene che dovevano in qualche modo non arrivare all'opinione pubblica. Quindi, da una parte, un archivio utilizzato per rielaborare un vissuto e senza produrre nuove immagini, e dall'altro un archivio che invece veniva rimesso in scena per riportare alla luce ciò che non doveva essere visto e quindi chiedersi che
perché censurare in un determinato periodo un qualcosa. Grazie tanto. Sono davvero due casi, secondo me, straordinariamente interessanti, anche se distanti. Mi piace l'idea che tu li abbia affrontati entrambi e quindi con il tuo sguardo artistico, anche con la tua riflessione filosofica, diciamolo, abbia affrontato questi due casi. Da un lato c'è, appunto, dicevo prima, la naturalità della produzione della memoria, dall'altro lato c'è l'artificialità della creazione di una memoria. Escludere, nel caso della censura, sembra includere in una memoria, perché questi spezzoni comunque sono stati selezionati, staccati, ma sono stati conservati. Questo è molto, molto curioso e molto interessante. Quindi in realtà c'è anche una doppia memoria, cioè la memoria del girato censurato, ma c'è anche la memoria di chi ha scelto di censurarlo e chi ha scelto di conservarlo. Quindi mi sembra molto interessante. E d'altro lato c'è questa questione della memoria familiare. Tutti noi, ora poi siamo, ora devo dire recentemente non tanto, ma insomma siamo sempre stati attratti da questa idea di fissare in immagini o fissare in video quello che viviamo, un paesaggio, una vacanza, un momento familiare, un compleanno. Quindi creano una memoria d'uso interno, d'uso della famiglia, d'uso privato, ma anche qui c'è un secondo passaggio che è molto interessante, che è la base del progetto Home Movies, che è: decidiamo che questo patrimonio è un patrimonio significativo per la società, per gli altri, e quindi lo condividiamo. Io trovo che questi siano due punti davvero molto interessanti: il privato, il pubblico, il protetto e il condiviso, che sono secondo me è un'opposizione chiave nella vita degli archivi. L'archivio, se non è vissuto, se non è anche un po' inquinato dallo sguardo, inquinato dal riuso, io ho usato il termine riuso, forse un po' brutto, un po' tecnico, ma era così, l'idea della ricreazione, no? Creazione nuova a partire dal documento, penso che perdano molto della loro qualità e diventano semplicemente fotografie amministrative della vita sociale. Quindi davvero, davvero molto interessante. Puoi dire qualcosa di più, perché davvero mi sembra interessante, su questa questione dello sguardo sulla natura, sul mondo oggi, in questi Sì. ultimi Sì, mesi di chiusura, di esclusione dalla natura. beh, diciamo che ultimamente sono probabilmente un po' fissata con questo tema, perché diciamo che questi mesi sono stati parecchio pesanti. Diciamo che le immagini hanno un valore, di solito arrivano alle persone con potenza perché in qualche modo lo dice, non lo dico io, lo diceva un autore molto più consapevole di me, sicuramente che ha fatto la storia del cinema, che è Tarkovsky, tramite le parole di Florensky, diceva che le immagini simbolicamente devono comunicare l'inconscio, e normalmente un inconscio collettivo. E quando riescono a fare questa operazione sono potentissime, perché è come se rievocassero un sentire appunto collettivo. In questo momento, questo sentire collettivo ha perso un po' l'oggetto della sua relazione, perché il pianeta, nel momento del lockdown era lontano, lo osservavamo come degli animali in gabbia, quindi in una cattività in qualche modo, che si, diciamo, era vissuta dall'uomo e non dall'animale. E in questa, diciamo, mancanza di relazione è stato molto interessante capire che tipo di immagini sono state sviluppate. Molti hanno iniziato a utilizzare le proprie vecchie immagini e a rievocarle, fotografi, registi. Molti hanno deciso di chiedere alle persone di fare immagini dall'interno delle loro case. E io penso, almeno per la mia personale sensibilità, è stato molto importante poter lavorare sull'archivio, perché mi ha permesso di, come dire, sentirmi che potevo fare un'operazione fatta con un certo tipo di cura rispetto all'immagine che andavo a creare, senza nessun tipo di conclusione rispetto all'immagine in quanto bella, armonica o significativa, ma piuttosto nell'azione del produrre un'immagine. Perché in qualche modo il creare
e il produrre si sono molto sovrapposti in questo momento storico, perché ci si fa più domande su cosa vuol dire creare un'immagine e quindi fare un film, produrre un film, produrre non solo come realizzare, ma come produrre anche economicamente, quindi la radice economica del produrre un'immagine. Per me questo è stato molto importante come passaggio. Non, devo dire che non ho ancora superato questa, come dire, parte di riflessione. Ci sto ragionando anche rispetto al mio lavoro di regista e diciamo appunto, spero che arrivino delle conclusioni a breve, per non rimanere in uno stallo in qualche modo. No, grazie davvero. Quando evochi la questione economica, io non sono un economista naturalmente, però mi hanno insegnato che alla base dell'economia c'è il valore. E il valore non è semplicemente finanziario, non è soltanto finanziario, ma è un valore che io per esempio leggo molto all'uso. Quindi gli archivi hanno valore se sono usati, se sono visti, se sono interpretati, se sono, come dicevo prima, anche l'estrazione dal confuso o la creazione di un confuso. Io ho visto il tuo video, tra l'altro di riarticolazione degli home movies, l'ho trovato davvero molto affascinante, mi ha molto colpito in un certo momento una frase che si legge a proposito del nulla, e credo che su questo nulla possiamo concludere questa nostra chiacchierata. Grazie mille per Luigi. Ciao a tutti. Ciao.